Eccolo, buon day. Io sono barbuto, ma non ho la barba. Meglio conosciuto come quello sempre piaciuto. Allora, oggi è un giorno importante, non so se vedete, ma qua ho un pepito selvatico. Oggi è un giorno importante perché oggi cercherò una fidanzata, un'amorosina per questo metto, perché è arrivata l'ora. Cercherò una pepita, o no? Sono qua con Pepito, lo poso un attimo qua di fianco, perché oggi andrò a trovare una ragazza per lui. Non so se lo sapete, ma penso di sì. Pepito dispone, diciamo, di una certa popolarità, dovuta al fatto che comunque barbuto è sempre piaciuto e ha diversi canali, Instagram, TikTok, ed è molto molto seguito per essere un riccio. Penso sia il riccio più seguito d'Italia. E quindi abbiamo una responsabilità, dobbiamo tenere alto il nome di Pepito. Dobbiamo anche trovargli una bella ricetta. Scusate, mi sentite un po' rauco. Sono le 9 del mattino, anzi forse le 8 e mezza, sono le 8 e mezza del mattino. Stamattina mi sono svegliato e ho detto: troviamo una fidanzata Pepito, visto che me lo state ripetendo in tanti. Prendi un riccio. Prima di prenderlo, vediamo se troviamo una ricetta che soddisfi le nostre richieste. La riccia di Pepito deve essere una riccia bella, deve essere una riccia borghese, visto che noi non lo siamo. Deve essere una riccia tenuta bene, carina, fotogenica. Quindi, essendo Pepito il riccio più famoso d'Italia e avendo, diciamo, questa potenza, questa responsabilità, da grandi responsabilità derivano anche, no, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Quindi direi che la fidanzata di Pepito, correggimi se sbaglio, deve essere una riccia bella. E perché non provare a contattare delle ricette? Andiamo a vedere se qualche altro riccio ha dei profili. Non so, una bella riccia americana. Ho in mano qua il tablet. Pepito è qua di fianco a me. Accendiamo, entriamo nel suo profilo. Iniziamo a dare un'occhiata un po' su Instagram, un po' su TikTok e vediamo se troviamo una ricetta che soddisfi le qualità da Pepito richieste. Ovvero borghese, bella, famosa anche lei, perché no? E straniera, ne vogliamo una americana, una francesina, un'inglesina, una russa, no, cioè non so. Adesso vedremo. A ogni riccio lo faremo vedere a Pepito, vediamo la sua reazione. Non so come possa reagire, non so se ci cagherà, perché lo vedo bello, di solito la mattina è bello vivace, stamattina lo vedo un po' addormentato. Si vede che stanotte si è data la pazza gioia sulla ruota, o no? Pepito, dobbiamo trovare una ragazza qua, sei d'accordo? Se sei d'accordo dammi un bacino. Ok, ma ha dato un bacino, ragazzi, perfetto. Allora io ti rimetto qua sul tuo trono, tra poco ti riprenderò. Benissimo, c'è Spillo qua sotto che è un po' gelosino. Vieni, ti faccio vedere anche te, vieni. Io ormai lo sapete, eccolo, sono un po' come Dottor Dolitto, parlo con gli animali. Allora io direi di fare una bella ricerca su Instagram, cercare una bella ricetta e poi andare su TikTok. Allora, in inglese riccio si dice hedgehog, se non sbaglio, hedgehog, una roba del genere. Quindi se Instagram sta via qua, fa anche un favore, accediamo col profilo di Pepito. Pepito il riccio. Questo video è un po' come tipo Francesco il Nigno, però tipo invece di fingermi, mi fingo il mio riccio, perché in realtà non è lui che scrive, ma sarò io. Quindi spero che siate contenti di questo ritorno un po' bizzarro. Io sono sicuro che riusciremo a trovare una ragazza a Pepito, perché come ben sapete io sono un gran conquistatore. Non sia mai, magari troviamo il riccio di qualche americana. Non so, Edison non ce l'ha un bel riccetto? Hedgehog. Allora, qua c'è questo riccio, giapponese credo sia. Pepito, guarda che bello questo riccio, no? Scusa, dove sei? Pepito, scusa se la disturbo. Scusa se la disturbo, Pepitone. Però, allora, vedo che già annusi. Aspetta che abbasso un po' la telecamera, se no non vedete Pepito. Io vedo che già guardava, Oh. E sei un mastrolindo, Pepito, sei proprio un mastrolindo. Allora, abbassiamo un po' così, mi si vedono i pantaloni, non sono in mutanda, ragazzi, sono in pantaloncini da calcio. Questo è il mio solito outfit, da qua in su, bello vestito bene, sotto ho quasi sempre dei pantaloncini. Guarda un po', Pepito, guarda qua. Oddio, stavo facendo un bel casino. Guarda qua, Pepito. Allora, un riccio giapponese potrebbe essere interessante, ma lo vedo un po' lontano. Tu che dici? Anche l'America è lontana, però in Giappone, non lo so. Io ci vorrei andare tanto in Giappone. Potrebbe essere una buona scusa, Pepito, quindi fatela piacere. Questo riccio ha 435.000 followers. Pepito vuole scappare da me. Verrò denunciato presto al WWF per maltrattamento di animali. Guarda qua, Pepito, guarda. Oddio, si sta per mangiare un verme vivo. Allora, se ti piace vai incontro al riccio, se non ti piace vattene. Guarda qua. Oh, sembra piacere. Attenzione, questo si sta per mangiare un verme vivo, Non lo mangia? Lo lascia andare via? Pepito nel frattempo se n'è scappato. Cosa vuoi della mia vita? Hai fatto il giro? Vuoi tornare sul tuo trono? Torna sul tuo trono, Pepito. Se fai troppo comodo, te la devo trovare io. Cioè, mi devi aiutare, Pepito. Bravo, vieni qua.
Bravo, bravo, vieni qua, vieni qua. Non te, Spillo, Riccio. Dove va? Si va a mettere comodo sul divano? Sta scappando. Vuole buttarsi. Allora, questo qua è un riccio carino, io le scriverei. Sembra una femmina, sembrerebbe una femminuccia, da quello che vedo. Ragazzi, allora, questo riccio fa delle foto incredibili. Tanto abbiamo un incontro qua, non so se si vede, si vede. Spillo è andato a rompere le scatole a Pepito. Allora, bello, questo riccio, ragazzi, fa delle foto incredibili, quasi quasi... Pepito, mi hai copiato qualcuno? Mi fa paura quando va dietro di me, perché quando va dietro di me vuol dire solo una cosa, che vuole punzecchiarmi il sedere, è una cosa che gli piace. Non l'ho mai capita. Viene tutto tranquillo, fa per accarezzarmi un po', pum, mi punge. Dov'è? Capito? Sì, è proprio qua dietro di me. Proprio qua. Va bene, proviamo a scriverle. Scriviamo hi. I'm... Se sono un po' scarso con l'inglese, ragazzi, non insultatemi. Non voglio usare Google Traduttore. Perché Pepito... Oh, Pepito, mi devi... Vieni, toh, mettiti qua. Allora, le stiamo scrivendo. I'm Pepito. Dov'è l'apostrofo? Madonna, sembra una vecchietta che non sa usare non sa usare il tablet. Allora, hi, per la 15ª volta. Dov'è l'apostrofo? Eccolo qua. I'm Pepito, the most popular hedge... Il correttore mi corregge in italiano, ma io voglio scrivere in inglese. Popular hedge hog in Italy. Che mastro lindo. I'm Pepito, the most popular hedgehog in Italy. Come stai? How are you? Ci mettiamo magari anche dei cuoricini? Vogliamo metterci dei cuoricini, Pepito? Quello non mi piace. Ci mettiamo innanzitutto l'emoji del riccio. Poi ci mettiamo anche dei cuori. Che dici, Pepo? Guarda, mandiamo questa qua. Con un bacino e la facciamo. Hi, I'm Pepito, the most popular hedgehog in Italy. How are you? Vediamo se, chissà, magari risponde. Pepito, qua se facciamo colpo, facciamo colpaccio, eh? 435.000 follower di riccio. È bella famosa questa, Pepito. Qua fai il colpaccio. C'è anche questa, attenzione. Lionel the Hog, 146.000 follower. Scrive in inglese, è di Charleston, che non so assolutamente dove sia. Però non so se è un maschio o una femmina questa, vediamo un po'. Ah, hanno fatto anche loro le maglie con riccio? Perché io ho fatto una mascherina e forse tra poco, non so se avete visto qualche spoiler, ma potrebbe uscire una felpa con il riccio, con Pepito. Ci hanno plagiato? Perché di recente già su Instagram ho visto che ci hanno plagiato il merch. Non vorrei che la voce è andata oltreoceano. Ovviamente si scherza. No, a parte gli scherzi, link in descrizione nel primo commento per il merch di Barbuto sempre piaciuto. Se anche voi volete un pezzo di Barbuto sempre piaciuto, felpe, mascherine, magliette, tra poco uscirà anche qualcosa di nuovo. Io vi lascio il link. Questa qua brilla col flash, rifletti. Guarda questo come fa il bagnetto bene. E tu sei il riccio più famoso d'Italia. Abbiamo delle responsabilità ancora e paura di fare il bagno. Dopo mesi ormai che abitiamo insieme. Vergognati. Capito? Questa è una foto che in realtà potremmo copiare. Non so voi, però non capisco se è un maschio o una femmina. Non ce l'ha scritto in bio. La nostra mamma è Anna. Vabbè, riscriviamo lo stesso. Hi. Cambiamo un po' il messaggio. Hi. I'm Pepito, the best hedgehog in Italy. Sei il migliore, Pepito. Cioè, sei il migliore. I'm Pepito, the best hedgehog in Italy. Gli chiediamo... Nice to meet you, piacere di conoscerti. Barbuto qua internazionale. Vediamo se qualcuno risponde. Se entro la fine del video nessuno risponde, vi pubblicherò i screen su Instagram delle risposte. Ragazzi, Pepito, qua ne abbiamo uno che... Ragazzi, 1.800.000, Pepito. Pepito, qua dobbiamo assolutamente fare colpo. Questo è bello, ma guarda come ride questo. Ma Pepito, perché tu non ridi mai se sei triste con me? Questo si vede che fa proprio una vita da ricco. Cioè, 1.800.000 è proprio un riccio, diciamo... non so se... Guarda che fotoni che fa, ma... Pepito, qua dobbiamo plagiare, eh? Qua dobbiamo copiare. E col gattino. Scriviamo. Ai. Qua andiamo un po' sul tranquillo, perché questa qua, diciamo, sicuramente avrà un sacco di messaggi. Ai. I'm Pepito. Non c'è bisogno di altre presentazioni, facciamo anche noi un po'. I'm... Ok. Questi qua ci vedo, guarda che bei profili che hanno. Noi abbiamo dei profili... Pepito. Pepito, cagami, dove sei? Pepito, guarda questi che profili che hanno, ma voglio dire... hai ragione anche tu che può essere colpa mia perché sono io che ti curo il profilo. Però, cioè, guarda questo, guarda, Pepito, guarda. Ah, ti interessa questo qua?
Allora anche te sei attratto dai follower, come un sacco di persone. Non ti vergogni? Ah, guarda che ancora guarda. Pepito, non ti vergogni? Solo perché ho 1.800.000 ti sei così interessato? Mi risponde anche. Va bene, allora su Instagram abbiamo visto già abbastanza profili. Io direi di andare, barbuto qua nazionale, andate a seguirmi su Instagram. Pepito, non ti... No, stai esagerando adesso, eh? Adesso direi di andare su TikTok, perché vediamo anche, diciamo, le performance di questi ricci. Che ne dici? Hedgehog. Cerchiamo quest'hashtag, vediamo un po' cosa ci esce, Pepito. Oh, che cucciolo. Non lo so, questo qua, ti devo dire la verità, non mi convince. Non mi convince, Pepito, decido io per te. Questo mi convince, anche se ancora non l'ho visto. Oddio! Questo va contattato. Non ha il profilo Instagram, questo qua è un riccio albino. Oh, che bello, ragazzi, questo è un riccio albino. Facciamo lo screen, lo contattiamo. Non so come si faccia lo screen. Non capisco perché non si sente il volume. Ah no, scherzavo, sì che si sente. L'abbiamo appena sentito. Scusate, ragazzi, sono un po' addormentato. Questo è quello di prima. Attenzione, qua ne abbiamo un'altra, eh. I'm on vacation. Vabbè, sto volando. Pepito, questa è già occupata. Ah no, è un peluche quello. Pensavo fosse un cucciolo. Che figata. Bellissimo. Questo è, quello, è quello di prima. Qua abbiamo un riccio. Ma quello è un peluche o un riccio? Ma è un peluche, spero. Ma come li tiene? Sono bruttini questi qua. Attenzione, abbiamo un altro. No, è sempre lui. C'è solo lui su TikTok. Damn, the hedge edgy. Pepito, Pepito, questo è uguale a te. Anche lui ha paura del bagnetto? Anche lui o anche lei. Scopriamo subito se è un maschio o una femmina. Damn, sarà un nome maschile o un nome femminile? È di Winchester. C'è anche un'email, c'è anche il profilo Instagram. Andiamo a vedere il profilo Instagram di Dan the Hedgehog. È un maschietto, che peccato. Però magari possiamo comunque contattarlo per un'amicizia. Magari lui ci sa dare qualche consiglio. Hi, una collaborazione per trovare una fidanzatina. Hi, I'm Pepito. Benissimo, ragazzi, allora dobbiamo aspettare che il nostro Pepito abbia una risposta. Tu che ne dici? Ti vedo d'accordo. Dobbiamo trovare assolutamente una fidanzata a Pepito. Pepito ha detto che vuole una fidanzata che sia di un altro paese, quindi straniera. La vogliamo straniera, vogliamo americana, parigina, inglese. Quindi magari se trovate dei profili che possono essere adatti per il nostro Pepitone, scriveteci, scrivetemi, scrivete a lui su Instagram. Io mi stavo chiedendo, no? Vieni un attimo, Pepito. Ti metto un attimo qua, così ti metto comodo al calduccio. Stavo pensando, ma i padroni di questi ricci a cui abbiamo scritto, quando vedranno il messaggio, cosa diranno? Diranno, chi è che c'è dietro qua? Non lo può averlo scritto lui, o no? Allora, speriamo di trovare una ragazza Pepito, io vi do novità. Se invece voi avete dei ricci, ragazzi, voi, parlo con voi proprio, e vogliamo far fare un po' di conoscenza ai nostri ricci, fare un po' d'amicizia, vedo che lui annoisce molto, andate su TikTok, fate un bel duetto con un mio TikTok in cui ho Pepito, che io li guardo tutti, taggatemi perché sennò non riesco a vederli, e valuterò. Se avete delle ricce belle, potrebbero fare al caso di Pepito. Se conoscete dei ricci stranieri, contattateci. Se invece sono vostri, dei miei funs, dei miei invertebrati, dei miei mastrolindi, dei miei fans, allora possiamo fare un'eccezione. O no, Pepito? Direi di sì. Da questo video un po' così, un po' divertente, è tutto. Da barbuto è tutto. Ci vediamo venerdì, perché ogni mercoledì, ogni venerdì, ogni domenica alle 18 esce un video su YouTube. Seguitemi perché tutti i giorni sono in diretta sul canale Viola, non lo voglio più dire perché sennò mi bloccano il canale. Trovate comunque tutto in descrizione. Pepito mi vuole assalire. Quando fa così sta per cagare in mano, quindi io vi saluto, ciao belli. Spero vi siate divertiti, questo era un video un po' così.